Una spiegazione a quella lettera di minacce ricevuta per posta da un attivista del Movimento 5 Stelle di Barletta per il momento non riescono a darsela nemmeno i grillini stessi. Qualche sospetto probabilmente comincia ad albergare nei pensieri dei principali esponenti del movimento, come l'onorevole Andriese Giuseppe D'Ambrosio. Certamente l'argomento che negli ultimi giorni, negli ultimi tempi, il gruppo degli attivisti di Barletta continuava a toccare è quello della trasparenza amministrativa, degli atti che comunque sia l'amministrazione che la maggioranza di Barletta stanno affrontando in questi ultimi mesi. E quindi non vorrei che fosse qualcosa legato a questa azione comunque di trasparenza nei confronti dell'amministrazione. Da questo punto di vista io non lascio soli i ragazzi, tant'è che nei prossimi giorni comunque ci muoveremo ancora. La vicenda vede come protagonista il 24enne Michele Partucci e lui a ricevere una lettera anonima nella quale il messaggio intimidatorio è abbastanza chiaro. Grillino, parli troppo, la prossima volta ti tagliamo la lingua. Partucci ha presentato denuncia al commissariato di polizia prima di rendere pubblica la vicenda con un messaggio su Facebook. Non mi faccio intimidire, scrive l'attivista del Movimento 5 Stelle, al quale ha manifestato la sua vicinanza e solidarietà l'onorevole D'Ambrosio, che risponde anche a chi in queste ore ha provato a minimizzare la faccenda. Voglio specificare che al contrario di quello che addirittura hanno insinuato vergognosamente alcuni politici locali andriesi, barlettani, di tutta la provincia, hanno insinuato che tale denuncia e tale atto sia falso ed è semplicemente vergognoso, perché è vergognoso. C'è un'indagine della magistratura in atto e la cosa è stata pubblicata solo dopo con il consenso dell'autorità di polizia stessa. È stata anche pubblicata in un certo modo proprio per questo. Quindi adesso non sappiamo chi o cosa possa nascondersi dietro questo atto.